Quale sarà l'evoluzione circa la tassazione dei business digitali e in particolar modo come le amministrazioni finanziarie stanno cercando di adoperarsi per arrivare a tassare quelli che vengono comunemente definiti come marketplace? Te lo dico tra un secondo. Che cos'è in primis un marketplace? Quindi cerchiamo di capirci perché dovresti preoccuparti in questo momento se gestisci un marketplace, e la domanda chiaramente è: lo gestisci davvero? Marketplace è un termine inglese evidentemente per indicare un luogo tendenzialmente di intermediazione commerciale, però in questo frangente, in questo video, per marketplace, quindi quello che intendo io in questo momento, ma che intende anche l'amministrazione finanziaria per marketplace tendenzialmente online, sono tutte quelle tipologie di portali, ma anche di siti web, che agevolano l'intermediazione di servizi e di prodotti. Tendenzialmente pensiamo, che ne so, a siti tipo bacheca.it, dove le persone fisiche vendono beni occasionali ad altre persone fisiche. Pensiamo anche ai semplici siti web di dropshipping, che comprano da fornitori, quindi da un altro business, e rivendono a persone fisiche, per esempio, quindi il cosiddetto B2C, business to consumer. Ma pensiamo anche a piattaforme come Amazon che intermediano, o eBay che intermediano nella compra e vendita tra aziende e aziende, quindi intermediano un business to business, ma anche semplicemente qualsiasi tipo di sito web che, attraverso il quale tu offri i tuoi prodotti o servizi sia come B2B sia come B2C. Quindi marketplace evidentemente è l'intermediario nella rivendita di servizi, nella rivendita o nella vendita diretta anche, quindi non più intermediazione ma vendita diretta di beni e di servizi. Quindi chiaramente stiamo parlando della maggior parte di imprese commerciali oggi, persone fisiche sotto forma di ditte individuali che sotto forma di aziende o di gruppi un po' più complessi presenti sul mercato. Questi marketplace, che sono chiaramente il futuro del commercio, soprattutto in tempi come questi, in cui evidentemente come dire, sono gli unici business possibili, lì dove non c'è bisogno evidentemente di intervenire nelle produzioni, siamo liberi di espletare i nostri servizi e vendere i nostri prodotti sul web, sono però evidentemente oggetto di fenomeni impressionanti di evasione fiscale, cioè soprattutto dal punto di vista IVA questo avviene, cioè l'IVA, che è l'imposta maggiormente evasa al mondo tendenzialmente, quindi all'interno dell'Unione Europea, perché è qui che si concepisce questa tipologia di imposta. Il punto qual è? È che questi marketplace, quindi qualsiasi sito internet che vende servizi o prodotti, può portare all'evasione, cioè tendenzialmente, come dire, soprattutto quelli non particolarmente, diciamo, ufficiali, ma anche gli stessi Amazon o comunque eBay eccetera eccetera, nascondono dei bacini di evasione di imposte dirette e indirette impressionanti. Per quanto riguarda l'evasione IVA ne parleremo in un prossimo video. Adesso quello che voglio farti capire e come le amministrazioni finanziarie di tutto il mondo stanno cercando di intervenire, stanno prevedendo, coordinandosi tra di loro, di intervenire su questo fenomeno evasivo, andando a controllare esattamente quello che fanno i marketplace. È evidente che si partirà dai grandi, dai giganti, e poi si scenderà a cascata, però non dobbiamo ignorare i provvedimenti legislativi che verranno presi in questo senso, e per questo dobbiamo portarci avanti, perché nella fiscalità, come in tante altre cose, la pianificazione, la prevenzione è tendenzialmente tutto. Quindi, quali sono le azioni che le agenzie fiscali stanno valutando all'ordine del giorno? Allora, prima di tutto, sicuramente si sta lavorando su un self-reporting, quindi tutti gli operatori, qui probabilmente ci sarà una scrematura sulla base del fatturato, lavoreranno in termini di self-reporting, quindi si cercherà di fare un po' quello che è avvenuto con lo scambio di informazioni sui conti correnti bancari, il CRS, il Common Reporting Standard, sì, soprattutto all'interno, questa è una cosa vera e valida, soprattutto all'interno della stessa giurisdizione, cioè quando un marketplace vende beni o servizi all'interno della stessa giurisdizione.
Quindi tu che apri un sito internet, fai dropshipping dall'Italia, compri dalla Cina, rivendi in Italia. Ecco, si lavorerà sul self-reporting, quindi sarai tenuto, comunque il gestore del marketplace sarà tenuto a riportare una serie di dati circa gli acquirenti, tendenzialmente anche i fornitori, si vedrà, secondo un cosiddetto codice di condotta comune condiviso all'interno della stessa giurisdizione. Questa cosa chiaramente è problematica nella misura in cui ci sono anche problematiche di violazione della privacy, l'abbiamo visto all'epoca col GDPR, col garante della privacy, eccetera, eccetera. Però in ogni caso si sta studiando un modello del genere, si arriverà a una sorta di self-reporting automatico in cui tendenzialmente sarà sempre più difficile fare finta che il proprio cliente non si trovi in un determinato paese o non sia una persona, non sia una persona giuridica. Sono diversi gli espedienti che vengono utilizzati dai marketplace per evitare di pagare le imposte. A volte, in maniera del tutto ingenua, non è detto che ci sia sempre l'intenzione, molte volte non è così, proprio per il numero di regole che sono in vigore sia a livello domestico che a livello internazionale per il numero di adempimenti burocratici, molte volte si tende a sottovalutare la problematica. Quindi, come dire, evadere molte volte non è neanche un'intenzione, è una conseguenza dell'ignoranza o comunque della superficialità o della difficoltà di districarsi in alcune legislazioni come quella italiana che sono estremamente complesse. Ok, quindi questa è la prima analisi, è la prima azione a cui le varie amministrazioni fiscali stanno coordinatamente tra di loro cercando di sviluppare. Ci sarà un codice di condotta che all'interno di ciascuna giurisdizione metterà in comunicazione il marketplace con le agenzie, con l'amministrazione fiscale, e tendenzialmente, perlomeno all'interno dell'Unione Europea, questi codici di condotta dovrebbero un po' assomigliarsi tutti quanti gli uni con gli altri. La seconda più problematica, probabilmente anche probabilisticamente più come dire, una delle prime che è stata valutata, e quindi probabilmente una delle prime che sarà messa in atto, è quella dell'applicazione di una withholding tax, cioè di una ritenuta alla fonte nel momento in cui la persona viene a comprare da me marketplace. Adesso io sono intermediario o sono invece il venditore diretto, potrebbe essere il caso che sia sottoposto all'atto del pagamento ad effettuare una ritenuta, a titolo di acconto, a titolo di imposta, si vedrà tendenzialmente di acconto nei confronti del pagatore. Ora, questa cosa, che in realtà avviene già in alcuni paesi, penso al Brasile, penso all'India, penso alla Croazia, in cui tutti i servizi non avviene sul marketplace, avviene su determinate tipologie di servizi, tendenzialmente sui servizi che vengono definiti tecnici, che però sono ampissimi. È una problematica, è difficile da introdurre all'interno del legislatore perché comporta prima di tutto una modifica del testo legislativo in maniera importante, soprattutto da un punto di vista del carico burocratico e amministrativo sulle imprese è veramente difficile da gestire. E soprattutto aumenta anche poi i controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. Quindi bisogna valutare attentamente se ci sarà questa misura, perché l'altra problematica di questa misura è che evidentemente quando il marketplace si trova in una giurisdizione e la persona che compra il servizio o prodotto che sia si trova in un'altra giurisdizione, potrebbe generare fenomeni di doppia imposizione. E allora è necessario, per introdurre una misura così drastica, dove poi tra l'altro anche stabilire la percentuale, che tendenzialmente tra il 10 e il 30% non è cosa agevole, bisogna però favorire una cooperazione, una trasparenza totale a livello internazionale anche tra le amministrazioni finanziarie, perché io evidentemente rischio come dire, di introdurre una withholding sul paese della fonte, sul paese della fonte appunto di chi compra, e però dopodiché questi soldi verranno di nuovo tassati nel paese di chi ha venduto al netto della ritenuta. Ci sono problematiche in termini di doppia imposizione, problematiche anche in termini di eventuale richiesta del rimborso della ritenuta da parte di chi l'ha subita, cioè del contribuente. Quindi, come dire, è una pratica abbastanza problematica, però, come dire, abbiamo visto succedere di peggio. Io ormai dopo l'implementazione dello scambio di informazioni finanziarie automatiche non mi meraviglierei più
più di nulla. Un'altra azione, quindi la terza azione che è allo studio, è quella di obbligare i marketplace ad avere una presenza fisica nei paesi in cui vendono, ed è quello che tendenzialmente già avviene oggi con l'IVA. Noi sappiamo che nell'e-commerce diretto oggi, ma in realtà anche indiretto domani, dal 2021, il 1 gennaio 2021, superati un determinato threshold, in realtà dal 2021 questo threshold non ci sarà più, o nell'e-commerce diretto o nell'e-commerce indiretto, devo automaticamente identificarmi in quel paese dove l'IVA è dovuta. Questo avviene soprattutto nel B2C. Ecco, anche al di là, diciamo, dell'IVA, anche per le imposte dirette, si sta pensando in qualche modo di obbligare questi marketplace o ad aprire una stabile organizzazione, quindi una branch vera e propria, evidentemente se c'è una soglia di fatturato rilevante, ma queste sono tutte ipotesi che si incrociano tra l'altro con quello che già sta avvenendo discusso in sede OCSE sulla tassazione dei beni digitali, sulla tassazione dei business digitali. Quindi l'ipotesi è obbligare ad aprire una stabile organizzazione o a identificarsi ai fini fiscali, come già avviene in termini di IVA. Non sarà facile, burocraticamente impegnativo, però è assolutamente una possibilità. La quarta delle ipotesi invece al vaglio è quella di introdurre un multilateral agreement tra tutte le amministrazioni finanziarie in termini di scambio di informazioni, in maniera tale che soprattutto quando i marketplace operano su più mercati e sono incorporati anche a livello di gruppo in altre giurisdizioni, ci sia una comunicazione immediata dei dati di chi compra e di chi paga, e di chi vende tra le amministrazioni finanziarie, ma in maniera tale che riescano a scambiarsi in tempo reale, in odore di evasione, evidentemente, di tutti i marketplace, che noi sappiamo che a volte, che esempio, i clienti si identificano come residenti in determinati paesi quando in realtà non lo sono. Quindi questi accorgimenti dovrebbero portare una trasparenza, si vedrà fino a che livello di percentuale, in tutte quelle operazioni che oggi invece molte volte sono opache. Questo avviene soprattutto con i portali extra UE che vendono in Italia. Lo ripeto, sia ai fini dell'IVA sia ai fini delle imposte dirette, quando magari parliamo di un gruppo un attimino più complesso, quando evidentemente chi compra non si identifica come residente di un determinato paese. Questo fa sì che la source of income non venga identificata in quel paese, quindi tendenzialmente ci siano fenomeni di doppia non imposizione. Ok, ciò detto, l'importante è prevenire e stare sempre un passo avanti a quello che succederà. Quindi chi lavora prevalentemente online o gestisce un marketplace, meno o più importante a livello di fatturato che sia, il mio consiglio è quello di fare attenzione all'evoluzione della legislazione domestica e internazionale nell'arco dei prossimi mesi, in realtà, perché il 2021 è ad un passo. Già il 1 gennaio 2021 le regole IVA cambieranno in maniera piuttosto radicale. Quindi facciamo attenzione, perché quello che oggi può essere per noi una noncuranza, un'ignoranza, potrebbe sfociare in un'evasione, dando una serie di problematiche anche dal punto di vista penale. Noi ci vediamo nel prossimo video.